Gossip, Paola racconta chi Francesco Monte mi ha lasciata. La storia d'amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è ufficialmente finita. Ad annunciare la rottura tra i due ex concorrenti dell'Isola dei Famosi, è il settimanale Chi nel suo numero in uscita mercoledì 9 maggio. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Instagram alcune delle tante dichiarazioni che Madre Natura ha fatto alla rivista di Gossip. Dichiarazioni che sembrano confermare che nel cuore del bel tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez. Scopriamo insieme cosa ha detto la modella al giornale sul chiacchierato addio al pugliese. Paola Di Benedetto a chi, dopo l'Isola, con Francesco tutto è cambiato. Francesco Monte è di nuovo single, questa è la notizia che arriva direttamente dalle anticipazioni che Gabriele Parpiglia ha dato sul numero di Chi in uscita il prossimo 9 maggio. Il giornalista, attraverso il suo profilo Instagram, ha confermato la rottura tra il pugliese e Paola Di Benedetto. La quale ha raccontato tutti i dettagli di questa storia proprio al giornale diretto da Alfonso Signorini. Quando è finito il rapporto con lui? Perché, quando è iniziato? Con questa ironica domanda la modella ha esordito nel lungo sfogo che Chi pubblica in esclusiva, uno sfogo che ripercorre tutte le tappe di una delle relazioni più chiacchierate degli ultimi mesi. Ho paura di aver vissuto un film, di essermi fatta un viaggio tutto mio. Io ci sono sempre stata per lui e ho creduto alle sue parole sin da quando eravamo sull'isola. Poi tutto è cambiato, ha continuato la ragazza nell'intervista che ha rilasciato dopo la separazione del compagno. Paola ha raccontato al settimanale i primi B e i momenti che ha vissuto con il tronista dopo il suo ritorno in Italia. Le reciproche presentazioni in famiglia, fino ad arrivare al giorno in cui Monte le ha chiesto una pausa di riflessione. Era lo scorso 20 aprile, dalla sera alla mattina, mi guarda e mi dice che forse non siamo compatibili e che viviamo la vita in modo diverso, ha aggiunto la Di Benedetto. Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? Il gossip di chi? Francesco non ha mai sepolto i fantasmi del suo passato e l'ho sempre saputo. Pensavo che passasse, invece oggi posso dire che il suo passato ha avuto la meglio, ha sentenziato l'ex isolana sulle pagine del famoso giornale di Gossip. Al giornalista che le chiedeva se, secondo lei, Monte fosse ancora innamorato di Cecilia Rodriguez, Paola ha risposto. A mente lucida, penso che il dolore che lui ha vissuto lo abbia segnato. Il dolore assume diverse forme e il suo è quello di Cecilia. La rottura definitiva tra la Di Benedetto e il tronista, però, è arrivata pochi giorni fa, Madre Natura. Infatti, ha svelato a Chi che durante la festa di compleanno di Marco Ferri, lei si è avvicinata al pugliese per parlare e lui l'ha allontanata dicendole che sta bene da solo. Sempre leggendo le dichiarazioni che Paola ha rilasciato sul giornale in uscita il 9 maggio. Si apprende che lei avrebbe voluto comunicare sui social network la notizia dell'addio a Francesco, ma lui le ha suggerito di non dare spiegazioni a nessuno. Io mi sono fidata, ho seguito il cuore ma ho sbagliato, ha concluso la giovane nel suo racconto che sicuramente scatenerà nuovi gossip sia su di lei che sull'ex fidanzato.